Siamo giunti a venerdì, questo appuntamento consueto con Dopo il TG. Vedo già Arcangelo collegato. Tu mi senti, Arcangelo? Sì? Non riesci a sentirmi? La regia dovrebbe un attimo sistemare l'audio perché io possa ascoltare Arcangelo Badolati. Intanto c'è già un ospite collegato con noi, il mio amico, collega, una persona che stimo molto, Carlo Macrì, che è il corrispondente del Corriere della Sera. Ciao Carlo, come stai? Tutto Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. bene, tutto a posto? Dalle tue zone Tutto che funziona tutto? come al solito, tutto bene, funziona tutto alla perfezione, Tutto anche i treni. tutta la perfezione. La pandemia, come l'hai vissuta questa lungo Non ci ha lockdown? toccati, da queste parti non ci ha toccati. Ma tu l'avrei vissuta a casa, insomma, con un po' In di giro, anche in ansia. giro al lavoro, anche in giro al lavoro. Quindi ansia non ha rallentato il tuo lavoro, insomma. No, E no, no, come l'abbiamo raccontata, secondo te, Carlo? guarda, l'abbiamo raccontata bene perché non è che ci siano stati tanti casi eclatanti, tranne quelle come avete soprattutto voi ripetutamente annunciato nei vostri TG, i casi delle strutture per anziani, ma al di là di quella fetta che ha colpito gli anziani non ci sono stati casi eclatanti. Quindi, tra virgolette, il nostro compito è stato molto facile raccontarlo, per quel che c'è da raccontare. Abbiamo raccontato molto la fase quando è riniziato il La rientro fase 2, la dei fase ragazzi, tutti i 3. calabresi che erano fuori, insomma, ecco. Saluto il nostro presidente, Giuseppe Soluri. Presidente, grazie, per essere con Prego, noi. ci mancherebbe, grazie a te. Saluti a Carlo e saluti ad Arcangelo. Adesso Arcangelo, Ciao Arcangelo, Presidente, ci senti adesso, Arcangelo? ciao. Sì, buon pomeriggio, ora vi sento perfettamente, grazie. Ti piacciono i nostri ospiti oggi? Beh, sono due cari amici, due bravissimi giornalisti, che devo dire, siamo contentissimi, possiamo spiegare bene come è stata raccontata la Calabria in questi ultimi 2 mesi e mezzo, con tutte le difficoltà che ci sono state, le paure, insomma, le angosce di ciascuno. Ognuno di noi ha in qualche maniera avuto percezione di quello che stava avvenendo, naturalmente in modo diverso, per cui è bellissimo confrontarsi e capire come ciascuno di noi, appunto, ha vissuto questi mesi molto difficili. Anche se sono d'accordo con Carlo, cioè l'epidemia alla fine è stata molto relativamente pesante nella nostra regione, tranne i casi delle case di cura private con gli anziani, tranne diciamo l'Alta Calabria, investita da un focolaio poi finale che era collegato comunque a una struttura di Torano, insomma, un grande problema Covid non c'è stato, anche se le premesse erano spaventose perché avevamo trovato gente che era stata fuori, era tornata per lavoro, era tornata, aveva poi contratto il Covid e si temeva che avesse infettato intere famiglie, no? Tutto il giro degli amici, dei conoscenti. Per fortuna non è andata così, per cui ci siamo salvati e ringraziamo Dio perché le condizioni della nostra regione rispetto a un problema del genere dal punto di vista sanitario erano molto precarie, quindi è andata. Presidente, si è rivalutato il nostro sistema sanitario secondo te in questo periodo? Bah, è difficile dare una risposta, a questa domanda. Io credo che tutto sommato abbia fatto una buona figura complessivamente rispetto a quelle che erano le premesse, almeno nella percezione comune, per cui il nostro sistema sanitario non avrebbe retto in alcun caso, in nessun caso, a una vicenda Covid. Invece ha retto. È pur vero che, come diceva Arcangelo, qui da noi il problema coronavirus è stato tutto sommato marginale rispetto ad altre aree. Bisognerebbe, per dare una risposta compiuta, ci sarebbe stato bisogno, ma naturalmente siamo tutti contenti che non ci sia stata questa necessità, di vedere dinanzi ad una epidemia più invasiva come si sarebbe comportato il sistema sanitario calabrese. Per quello che è stato l'impatto dell'epidemia in Calabria, tutto sommato ne è uscito abbastanza bene dal punto di vista dell'immagine. Questa è stata una. Però possiamo dire che lì dove c'è stato intervenire, sono intervenuti bene, hanno Sì. bloccato, hanno Non c'è chiuso.
hanno Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. le Non c'è dubbio. aree rosse le hanno, come dire, controllate bene, perché poi è figlio anche del lavoro di tante persone il risultato che abbiamo sotto gli occhi. Virtù anche del fatto che siamo stati, grazie al cielo, fortunati perché il virus qui l'abbiamo, come dire, c'è stato solo di importazione, diciamo così, solo persone tornate in Calabria dal nord che hanno creato situazioni di difficoltà. Ma come a questo punto, Carlo Macri, come ne esce la Calabria, questa regione free COVID, no? Questa regione che apre le porte ai turisti, si candida ad essere una di quelle terre ospitali con le persone che, con la gente che sceglie di vivere un periodo di vacanza tranquillo in questa regione. Come ci siamo posizionati? Beh, io devo dire, soprattutto grazie alla vivacità della Presidente Santelli, in questi ultimi 10-15 giorni, come dire, ha battagliato su tutti i giornali, le TV, quindi la Calabria è, come dire, la regione dove potrebbe avvenire, tra virgolette, il miracolo, no? Dal punto di vista turistico, perché siamo stati indenni. Come dicevamo prima, dal Covid, e c'è questo grande interesse della gente in ogni caso a fare le vacanze, che nessuno si tira indietro. E la Calabria è una delle occasioni, quest'anno potrebbe avere un boom economico da questo punto di vista, appunto perché è stata indenne dal virus. È ovvio che dobbiamo offrire a chi viene in Calabria un comfort, dobbiamo accelerare in quel lavoro di ospitalità che probabilmente negli anni scorsi è mancato. Io ritengo che quest'anno la Calabria avrà un buon risultato dal punto di vista turistico-economico. Ripeto, anche perché nei media nazionali, nelle TV di Stato, nelle TV private, c'è un tam-tam di iniziative che alimentano questo interesse verso la Calabria. E quindi, ma quando parli di vivacità della Presidente della Regione, cosa ti riferisci? Alle Mi sortite? riferisco che ha, secondo me, giustamente, forse mancava da tantissimo anno, questo interesse specifico verso quello che la Calabria è, di fatto. Che noi non siamo una regione industrializzata, noi abbiamo soltanto il turismo e quindi bisogna lavorare affinché questo settore specifico dia i risultati sperati. Non abbiamo altro, quindi i nostri sforzi devono essere tutti indirizzati a questo interesse. Io credo che la Presidente Santelli, anche come dire, sulla scia della infezione, abbia visto bene. Dicendo venite in Calabria, abbiamo la possibilità di offrirvi tutto quello che c'è da offrirvi. È una regione indenne, apparentemente indenne, ripetiamo, tanto al di là dei casi che ci siamo detti, e quindi è un'occasione che non dobbiamo perdere assolutamente. Arcangelo. Sì, il lavoro alla fine, questo atteggiamento del governatore ha avuto, secondo me, successo, ragione, nel senso che può invogliare tutta questa gente in fuga dalla paura, perché la paura poi al di là dell'effetto epidemiologico che ha avuto su questo, su quella regione, la paura è stata la compagna di tutti, non si poteva guardare la televisione né locale né nazionale perché non si parlava altro che di Covid. La necessità, giustamente si sottolineava, di trascorrere un periodo di vacanza, insomma, in serenità è quanto mai in questo momento sentitissima. Allora la Calabria può diventare il luogo ideale proprio perché colpita scarsamente dal Covid. Io devo confessarvi tuttavia che è andata bene perché poi nel caos, non solo collegato alla Calabria in senso stretto, cioè alle questioni sanitarie che afferiscono all'organizzazione più complessiva della nostra regione, i vari ospedali, eccetera, ma più complessivamente al caos determinato da un'emergenza, perché nessuno era in grado, e ancora oggi nessuno è in grado di capire bene, spiegarci bene cosa sia il Covid-19, quanto resti in incubazione, perché persone che siano negative poi diventano positive, cioè
è una malattia, una patologia, diciamo, ormai possiamo definirla così, l'effetto di un virus che si è scoperto e che si è affrontata quotidianamente. Quindi guardo con simpatia alla possibilità che la nostra regione venga vista dagli altri in maniera positiva e che quindi tanta gente possa scendere giù. Il problema sarà poi organizzare gli alberghi, gli hotel, i ristoranti secondo la normativa Ma il vigente. racconto, Arcangelo, il racconto della Calabria in questo ultimo scorcio di tempo ti ha convinto? C'era quello che andava fatto, secondo te? Ha fatto bene Santelli ad agire in questo modo? Beh, insomma, si è assunta delle responsabilità, diamo atto che anche con quel famoso provvedimento che non era in linea con il governo, che poi è stato bocciato dalla magistratura amministrativa, voleva spingere, ha avuto coraggio, questo dobbiamo dirlo. Speriamo che, diciamo, i fatti succedanei poi le diano ragione, perché se verrà questa gente, come immaginiamo e ci auguriamo, bisognerà considerare pure che cosa può succedere. Speriamo che questo virus, di cui tutti parlano ma nessuno ha capito bene niente, perché noi qui abbiamo sentito durante gli speciali di TEN decine e decine di luminari, ciascuno aveva una, come dire, visione diversa, pochi coincidevano, no, nelle loro conclusioni con gli altri. Quindi speriamo che non succeda poi che il Covid riesploda, insomma, eccetera. Auguriamoci che si sia attenuato, come si dice, anche se c'è un controsenso. Questo lo chiedo, vi chiedo una riflessione anche, lo chiedo ai colleghi. Cioè, se si dice che col caldo il Covid, eccetera, si è indebolito, ma questo poi non corrisponde con quanto è avvenuto in Sud America, cioè in altri emisferi, nei quali il Covid è esploso in piena estate, facendo 8-10 mila come dire, contagi al giorno, provocando centinaia e centinaia di morti. Cioè, c'è qualcosa che in tutto questo discorso non ci convince, e quindi il racconto della Santelli è un racconto coraggioso, l'assunzione di responsabilità per carità è encomiabile, però speriamo che tutto vada bene, perché, ripeto, non coincidono le cose, nel senso, se guardiamo ad altri emisferi, è lì, è in piena espansione, è esploso proprio d'estate, quindi speriamo che non succeda così. Presidente, la narrazione della Calabria ti ha convinto? Ma guarda, io credo che la Santelli sia stata al contempo coraggiosa e fortunata, nel senso che è andata avanti, diciamo, anche con dei provvedimenti che poi, come ricordava Arcangelo, sono stati censurati dal TAR, ma fuori tempo massimo, perché erano già scaduti i tempi di quel provvedimento. Ma è stata anche fortunata. Immaginiamo cosa sarebbe successo e cosa si sarebbe detto se a fronte di quel provvedimento in Calabria fossero esplosi molti casi di coronavirus rispetto ai giorni, alle settimane precedenti. Però, come sempre nella vita, il coraggio e la fortuna devono viaggiare assieme. Ci sono un sacco di coraggiosi che sono morti in guerra e un sacco di coraggiosi che invece sono tornati regolarmente a casa. E la Santelli è stata, ripeto, contemporaneamente coraggiosa nel prendere quei provvedimenti, ha sparso ottimismo che forse in quel momento era necessario spargere, ma nello stesso tempo è stata anche fortunata. Senti, questi riflettori della stampa nazionale accesi sulla Calabria, è la prima volta che accade, come te lo spieghi? Ma me lo spiego anche con, diciamo, la carica della Santelli. La Santelli ha dimostrato in questi pochi mesi, diciamo, questi 2 mesi, da quando si è insediata, 2 o 3 mesi, 2 mesi e mezzo, quello che è, ha dimostrato di poter, bene o male, padroneggiare, va, usiamo questo termine, tanti salotti, nazionali. Essere, diciamo, abbastanza presente, ha mandato avanti questa immagine della Calabria, una Calabria appunto esente da coronavirus, nello stesso tempo accogliente, che ha voglia di accogliere a prescindere, che non si chiude. Quindi chiaramente la Calabria ha avuto un nuovo protagonismo in questo senso, almeno per quanto riguarda il dato puramente d'immagine. Bisogna poi vedere adesso come trasformare questo dato d'immagine in
comportamenti reali, concreti e in comportamenti che possono effettivamente portare alla Calabria degli elementi positivi, sia in tutti i campi, ma soprattutto nel settore del turismo, che ci auguriamo che, nonostante le difficoltà del momento e nonostante il coronavirus e la paura del coronavirus, possa effettivamente essere un settore ancora più trainante per la Calabria, perché, come ricordava giustamente Carlo, per noi è il turismo la Fiat, non abbiamo industrie, non abbiamo altro se non turismo e bellezze da poter offrire agli altri. Carlo, quindi questa nuova narrazione della Calabria, no? Che forse non tiene il passo con l'armamentario politico, perché poi succede per esempio che in Consiglio regionale si approvi una legge che in qualche modo vada a ripescare il vecchio discorso dei vitalizi. Allora, tu presenti una regione che vuole sganciarsi da un passato pieno di stereotipi tutti negativi, poi però scivoli in Consiglio regionale con una scelta di quel tipo. Cioè, un po' di, no, di diacronia, di schizofrenia, come la vogliamo chiamare? Beh, io mi spingo a dire che non tutti i 30 consiglieri regionali abbiano uguali capacità. Noi parlavamo prima della governatrice, la Presidente Santelli, che insieme all'assessore Gallo, all'assessore al turismo e a qualche altro, a mio avviso hanno una marcia in più rispetto al resto della comitiva. Lo scivolone del Consiglio è figlio di quella politica strana, di quella politica furba, che vuole impossessarsi di regole che non sono tali, che vanno contro il sistema Italia. Tant'è che poi nello spazio di 48 ore, 72 ore, è stato fatto il dietro front. Ma io ritengo che lo scivolone del Consiglio è stato il frutto di una incapacità, di un'ignoranza, devo dire, di un'ignoranza, di una furbizia, pensando che a fronte di una regione che ha mille difficoltà e a fronte di un momento particolare, ripeto quello che dicevamo prima, dove la Santelli ci sta mettendo, come diceva giustamente Peppe, ci sta mettendo la faccia, il coraggio, per cercare di mantenere saldo quel principio di ospitalità, di interesse verso questa regione, c'è qualcuno che ha pensato bene di andare sui media nazionali per tutt'altra storia, cercando di far passare tutto quello che si era costruito nei mesi precedenti in un piccolo boomerang che ha fatto parlare in negativo la nostra regione. Giustamente, come dici tu, è stato un fatto che ha, come dire, non dico annebbiato, perché non lo è stato secondo me, ma di fatto, come dire, provocato un disappunto, ritengo io, alle persone che stavano cercando di rimettere in moto una Calabria. Ricordo che la Santelli è la prima donna presidente della Regione Calabria, e questo non è un fatto secondario, a mio avviso. Questo le ha dato l'opportunità di essere protagonista in positivo nei talk show. C'è un passato politico, amicizie di altissimo interesse nell'ambito politico e giornalistico, Iole Santelli. Ma ripeto, non credo che, non so quanti avrebbero avuto la stessa chance, lo stesso interesse, la stessa capacità di vendere il prodotto Calabria come ha fatto lei. Dopodiché lo scivolone del Consiglio regionale è frutto di incapacità e di ignoranza di alcuni. Ma c'è il rischio però, qui chiedo anche ad Arcangelo Indevere, di vendere un involucro vuoto, tutto ancora da riempire, una serie di aspettative che vanno però organizzate. Cioè, l'offerta Calabria è un'offerta che deve cambiare, non può essere quella che abbiamo conosciuto e che conosciamo. Arcangelo, non può essere questo. Insomma, devi lavorare anche all'interno della regione. Devi cambiare certi parametri, devi allinearti a quelle che sono, no, le nuove esigenze che nutre chi guarda oggi alla Calabria, seguendo, no, il racconto, i messaggi che la Presidente ha lanciato.
Beh, questo certamente, però in questa fase, dopo una crisi devastante di questo genere, già il fatto che si tenda a far venire la gente, o si tenti di convincere la gente a venire qua giù, è positivo di per sé. Poi dovremmo aprire tutto un discorso su tutti quelli che si lamentano, perché qui tutti si lamentano a ragion veduta per mancanza di risorse economiche, eccetera, però a tutti questi che si lamentano devono pure prepararsi, lo fai capire chiaramente tu, ad accogliere la gente, ad accogliere in maniera seria, non a stuprarla economicamente, non a derubarla, non a trattarla male, non a farla stare in posti che figurano a 4 stelle e non sono neanche 2 stelle, i ristoranti dove il pescatore fa il pescatore la mattina e poi il pomeriggio si mette come E dire, fa l'abito pizzaiolo. da cameriere o addirittura la canottiera, da pizzaiolo. Non è così, cioè questo è un discorso però che riguarda la formazione, la personalità degli imprenditori, la formazione del personale, eccetera. Ecco, dovremmo approfittare di questa terribile occasione per ricominciare in senso positivo, per rifare delle cose, perché la fortuna qui aveva a un certo punto cominciato a girare, girava negli anni 70, nei primi anni 80, arrivavano davvero i milanesi, i romani, e poi quando la società si è evoluta e questi hanno capito che i campeggi venivano gestiti alla Sinfasò, che i servizi erano quelli che erano, eccetera, hanno cominciato, che i prezzi salivano, hanno cominciato poi a cambiare meta, a spostarsi verso la Spagna, verso la Grecia, verso la Tunisia, eccetera. Allora abbiamo adesso l'occasione, grazie anche a questo indubbio coraggio mediatico anche del Presidente della Regione, di poter ricevere, speriamo, dei veri turisti. Allora facciamo in modo, pur nella fretta di queste giornate convulse, di queste ore di difficoltà, eccetera, facciamo in modo che serbino poi un buon ricordo, non deprediamoli, non facciamo i furbi come abbiamo fatto e poi rimaniamo con un pugno di mosche in mano. Ricordatevi cos'era Tropea negli anni 70 e 80, cos'era Palmi, cos'era Soverato, cos'era Scilla, cioè luoghi. Cos'era Siderno, Lochi, qui penso a Carlo, cioè posti pienissimi di persone che non erano persone che tornavano, che erano calabresi, no, erano turisti veri. Allora, se riusciamo a offrire poi dei servizi, adesso non si potranno fare miracoli, ma insomma, se riusciamo a comportarci bene, usando il buon senso, poi i frutti li raccoglieremo pure l'anno prossimo, l'anno dopo, l'anno dopo ancora, e magari riusciremo davvero a parare di turismo. Il turismo non è l'emigrato che ritorna, il turismo è il romano, il milanese, il veneto, il piemontese che vengono per scelta in Calabria, come accadeva 30-40 anni fa. Presidente. No, io sono d'accordo con quello che ha detto adesso Arcangelo, perché effettivamente il turismo in Calabria era partito, poi a un certo punto è come se fosse tornato indietro, proprio per i motivi che spiegava Arcangelo, perché in effetti la professionalità non sempre c'è stata nelle strutture, perché c'è stata una certa approssimazione, perché non si è riusciti a dare un'offerta turistica che mettesse assieme, diciamo, il mare, la spiaggia, la montagna e anche l'enogastronomia e anche, come si dice, la cultura. Tutte queste cose assieme ormai vuole il turista ed è questo il motivo per cui tanti turisti che pure venivano in Calabria si sono spostati in altre regioni o addirittura in altri paesi. Io credo che questa crisi, diciamo, del coronavirus, come tutte le crisi, che poi andando all'etimologia della parola, dovrebbe essere comunque una crescita, è un'opportunità per cambiare registro, per riuscire ad imprimere effettivamente al turismo calabrese quella svolta di professionalità e di capacità manageriale di cui ha bisogno. Aggiungo che forse il problema coronavirus spingerà tanti calabresi che negli ultimi anni per le loro vacanze si sono spostate in altre regioni, magari limitrofe, la Puglia, la Basilicata, la Sicilia, la Campania, a rimanere magari in Calabria ed andare in posti della Calabria stupendi, certamente anche più belli di posti in cui sono andati in altre regioni, ma a cui non sono avvicinati proprio perché magari presumevano
di non trovare le stesse cose che hanno potuto trovare altrove. Io credo che questa possa essere un'ulteriore opportunità e credo che si riuscirà a raccontare tanti posti calabresi che ci sono, bellissimi, a livello di mare, a livello di montagna, a livello di borghi, a livello di cultura e così via, di offerta culturale. Io credo che tanti calabresi si convinceranno anche a restare in Calabria per le loro vacanze. Allora, il Presidente parlava di raccontare questa Calabria, ma chi tocca oggi raccontarla questa Calabria e chi non è calabrese? Dove attinge le informazioni, le notizie? Come si appassiona a questa nostra terra? Attraverso quali canali? Carlo? Non ho sentito bene, però mi pare di aver capito come si racconta questa nostra Calabria oggi. No, chi è, da dove attinge le notizie? Quale, attraverso quale strumento, quale mezzo oggi si può raccontare meglio la regione? Ma guarda, non ci sono né mezzi né modi, bisogna fare il mestiere del giornalista come si è sempre fatto. Bisogna andare sul campo, sentire le varie opinioni, ascoltare le persone, la gente, essere capaci di fare un sunto, un resoconto di quello che si è visto. Bisogna guardare, il giornalista deve guardare e scrivere, non ascoltare quello che gli si viene detto da Tizio o da Caio. Si è persa questa abitudine di andare in giro, di vedere con i propri occhi quello che accade, di scoprire i furbi, i disonesti, le persone che, come diceva Arcangelo, pensano di trarre il profitto facendo mille mestieri e non facendo uno solo, cercare di raccontare questa terra per quella che è. Noi non dobbiamo fare voli pindarici su questa regione. La regione è in una difficoltà enorme da tantissimi anni. Ora, noi abbiamo sempre raccontato una regione dranghetista. Benissimo, non c'è dubbio che lo è. Però abbiamo anche il dovere di raccontare una regione con i legami e chi sono le persone che si legano a questa 'ndrangheta. E quando ci si trova di fronte a persone di un certo rango, non bisogna omettere i nomi e i cognomi o far vedere le facce. Solo così si può fare un bene a questa regione. Noi dobbiamo raccontare la verità, quello che accade in questa regione. Non sposare teorie o tesi. Bisogna raccontarla per quella che è, con le cose brutte e con le cose belle. Sui legami che i giornalisti hanno in questa regione io mi soffermerei a lungo, perché questo è uno dei drammi di questa regione. Non è consentito a nessuno, mi permetto di dirlo perché tutte e quattro siamo un po' anziani del mestiere, no? Non è consentito a nessuno sposare le cause che vengono dette o trascrivere le veline. Bisogna che il giornalista abbia una visione propria di quello che vede e raccontarla per quello che è, senza fare, come dire, fare del giornalismo di facciata, senza fare i grandi affreschi, come si dice nella nostra professione. Bisogna raccontare seriamente quello che accade in questa regione, non omettendo nulla. Solo così facciamo un bene a questa regione. È anche un, come dire, un problema di linguaggi, no? Perché sono. Anzi, devo fermarmi un attimo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Mi aggancio a quello che diceva Carlo Macri. Io credo che però bisogna sforzarsi tutti per promuovere un'immagine nuova di questa terra, no? Andare oltre i luoghi comuni. Non serve più il già visto, ma questa è una regione che deve sorprendere, nel senso che ci sono delle realtà straordinarie che per anni sono rimaste quasi nascoste, ghettizzate, perché si è preferito una narrazione sempre legata alla nera, Calabria uguale cronaca nera. Io ricordo quando lavoravo all'ANSA che la prima cosa che chiedevano era da Roma, chiedevano scusate ma mi mandate per cortesia, no, mi devi mandare solo la cronaca nera, solo omicidi, ferimenti, danneggiamenti di strutture, di sedi, cioè, ma c'è una Calabria però diversa,
C'è una Calabria fatta di giovani che sono bravi, ci sono le start-up, ci sono le università, c'è il mondo dell'associazionismo. Ecco, bisogna riportare alla luce questi settori della Calabria che sono, come dire, l'aspetto forse vero, vivo, autentico di questa terra. Arcangelo, vai tu. Ma intanto, come dire, noi soffriamo di un complesso di inferiorità, no? Di subalternità, costretti magari per lungo tempo ad emigrare per ragioni di lavoro, costretti a vivere anche fuori per ragioni di studio, riconosciuti per l'accento, con le vocali allargate, le consonanti raddoppiate, quindi la vergogna semantica quasi, no? Di rivelarsi. Ecco, la prima cosa da recuperare in Calabria, al di là della retorica sulla nuova narrazione, nel senso che non bisogna dire della nera, noi non possiamo nascondere i fatti, abbiamo il dovere di raccontarli. Quindi, messa da parte questa cosa, dovremmo certamente riappropriarci noi, come calabresi, i nostri figli, quelli che verranno dopo, della profondità invece della cultura. Questa è una regione nella quale c'è stato un signore che si chiama Bernardino Telesio che ha rimesso in discussione Aristotele, e c'era un altro signore legatissimo a Bernardino Telesio che quando morì andò a trovarlo, che si chiamava Tommaso Campanella, che è un uomo che ha inventato una società nuova, è un uomo che ha scritto non solo, vabbè, le cose che sapete, La città del sole, ma bisogna leggere le poesie di Campanella per capirne la profondità del linguaggio. E c'è un altro signore che si chiamava Pitagora, che ha inventato quelle che oggi sono le università americane, cioè luoghi dove si studiava, si lavorava, si faceva sport, si discettava tutti insieme. I campus sono nati a Crotone, insomma, 2500 anni fa, non negli Stati Uniti. C'è un signore come Aurelio Magno Cassiodoro che ha fatto una cosa straordinaria, un altro pozzo di sapere, e ci sono grandi pittori. Guardate un quadro di Mattia Preti, rimanete impressionati, sembra una fotografia, è più bello di una fotografia. Pensate ai quadri di Enotrio Pugliese che raccontava la Calabria. Allora, quando noi riprenderemo coscienza di questo, ci riapproprieremo delle nostre radici, della nostra potenza culturale, non soffriremo di questo problema di subalternità che ci insegue da tantissimo tempo, no? Che ci spaventa e ci fa sentire piccini piccini. No, 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 noi dobbiamo dire con orgoglio che siamo calabresi. Allora, della nostra regione dobbiamo raccontare, certo, anche questo. Se poi facevano i sequestri di persona, se c'erano le faide, se continuano a fare omicidi di bambini, se ammazzano la gente con i Kalashnikov, se i politici si vendono ai mafiosi, se chi fa il professionista per magari in cambio di somme di denaro è capace di fare qualsiasi cosa per favorire un faccendiere o un delinquente, beh, insomma, se c'è tutto questo, questo dobbiamo raccontarlo pure. Però se noi siamo forti di questo grande patrimonio che viene dalla cultura e che è raccontato anche, per dire, Carlo, insomma, penso a Locri, a Zaleuca, a quello che rappresenta la Locri nella storia dell'umanità, se pensiamo a tutto questo, allora probabilmente saremo più forti, saranno più forti i nostri figli. Io consiglierei a questa giunta regionale, consiglierei i nostri parlamentari pure, magari riscaldando di meno le poltrone e impegnandosi in maniera più attiva, per esempio di consigliare lo studio di tutto questo nelle scuole calabresi, accanto naturalmente alla letteratura italiana, alla filosofia, eccetera, ma un approfondimento su questo grande patrimonio ci aiuterebbe a pensare diversamente di noi stessi, ci aiuterebbe ad avere meno complessi e ci renderebbe tanto più forti. Io penso questo. Chiaro, Arcangelo, nessuno dice di omettere le notizie che pure sono prodotte dalla cosiddetta cronaca nera, assolutamente, però esiste anche un'altra faccia della Calabria, ci sono altre realtà. Penso per esempio, se si va a raccontare il turismo che c'è anche un turismo fatto bene, non solo di improvvisati, c'è una proposta organizzata, ci sono gli imprenditori illuminati, ci sono imprenditori improvvisati. Questa è una terra presa di mira da molti imprenditori negli anni, no? Lo sappiamo benissimo. Qui mi viene in mente la famosa 488, che cosa è successo? Oggi sono capannoni vuoti e tanti giovani che avevano immaginato di aver trovato un posto di lavoro si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Cioè, conosciamo bene, ma questa è anche
responsabilità, se me lo consentite, da chi ha gestito la cosa pubblica anche negli anni scorsi, che non ha controllato, non ha vigilato, non ha pensato di andare oltre il consenso, ma di guardare alla crescita sociale, economica di una regione. Oggi viviamo una crisi spaventosa, o abbiamo idee, o abbiamo capacità di mettere in campo soluzioni, oppure io penso che l'autunno sarà terribile in questa regione. Presidente. Ma guarda, io sono d'accordo con te sul fatto che sia necessario tentare di raccontare non solo la Calabria della cronaca nera, che come ricordava Arcangelo, come hai ribadito anche tu, naturalmente va raccontata pure, perché rappresenta purtroppo una parte importante della Calabria in negativo in questo caso. Bisogna raccontare anche la parte positiva della Calabria, che c'è ed è una larga parte, una larghissima parte, che è fatta, come dicevi tu, di giovani, di grandi prospettive, di imprenditori illuminati, di persone di cultura, di grandi artisti. Per cui questa Calabria deve venire fuori in maniera più netta di quanto non sia accaduto in passato. Io devo purtroppo dire che però noi risentiamo di un problema oggettivo che riguarda direttamente il nostro settore, cioè risentiamo di una marginalità ormai consolidata per quanto riguarda diciamo il sistema della comunicazione, perché noi non abbiamo giornali che abbiano un peso nazionale. Noi non abbiamo televisioni che abbiano un peso nazionale, subiamo semplicemente le reti nazionali, pubbliche o private che siano, le quali un po' per consolidato andazzo e un po' perché forse fa gioco anche a qualcuno, alla fine tendono a raccontare essenzialmente quelle che sono le negatività della Calabria. Io, senza citare il nome, ma un collega della RAI calabrese, molti anni fa, mi disse: ma noi ogni giorno mandiamo o proponiamo dei servizi su una Calabria più o meno positiva, e ci dicono sempre no, guarda, non ci interessa, e poi ti chiamano d'urgenza quando c'è invece il fatto di cronaca nera, gli devi mandare le immagini e il servizio a tamburo battente. Questo purtroppo è un dato su cui bisogna riflettere. Dicevamo prima che la Santelli, visti i legami anche di natura politica che ha con un certo mondo, diciamo, del sistema mediatico, è riuscita probabilmente in questi mesi ad avere uno spazio che altri non hanno avuto, se non in negativo. E ci auguriamo, mi auguro che continui ad averlo e che possa proporre lei come Presidente della Regione questa Calabria positiva, ma anche noi dobbiamo cercare e dobbiamo sforzarci di valorizzare di più le cose positive che ci sono, anche se non è così semplice, perché come ricordava prima Carlo, i giornalisti abbiamo, fra virgolette, un po' smesso di andare a vedere le cose, ci accontentiamo spesso di sentirle da altri e spesso sposiamo magari tesi che altri portano avanti e le sposiamo in maniera assolutamente acritica. Questo è sbagliato, perché l'essenza del giornalismo è quello di essere sempre critici con tutti, senza critici nel senso positivo del termine, nel senso di analizzare quello che si ascolta e quello che si sente, per vedere fino a che punto quello che qualcuno dice corrisponda alla verità. Vi restituisco il posto di quelle che è il nostro ascolto in questo momento. Mi arriva un messaggio, uno dei tanti che sono arrivati, e a un certo punto dice: va bene, abbiamo a Magna Grecia, abbiamo tante cose meravigliose, ma abbiamo anche altri problemi che sono urgenti, e cita nell'ordine l'Ndrangheta, che è il cancro dell'economia, la classe dirigente inetta o corrotta, senso civico basso e passività diffusa. Carlo, questa è l'istantanea. Voglio andare un po' in controtendenza. Io lavoro al Corriere della Sera. Guardate, i giornali, per quanto mi riguarda, insomma, i giornali nazionali non siamo agli anni, come
si diceva prima, Arcangelo, negli anni 80-90 dei sequestri di persone dove ogni giorno c'era un pezzo dalla Calabria. Guardate che i fatti di cronaca nera dalla Calabria sono stati ridimensionati di molto. I giornali nazionali non ne vogliono che sapere, a meno che non sia un fatto proprio eclatante. Però voglio dire anche un'altra cosa. Noi come Corriere della Sera, lo dico per onestà, per fare anche, come dire, un qualcosa, per dare un qualcosa di buono a questa terra. Noi come Corriere della Sera abbiamo una serie di inserti dove parliamo spesso di Calabria, cosa che non vedo nei giornali e nei siti locali e né nella RAI. E noi, la RAI regionale copia a volte quello che fanno gli altri di positivo. Ora, io mi aspetto che in questa regione non venga il Corriere della Sera, che ha una redazione a Milano, per dire attraverso buone notizie che c'è il ragazzo che studiava in Inghilterra e si è messo a lavorare alla terra per fare patate, o ci sono i ragazzi di San Floro che fanno il baco da seta, oppure che c'è il maestro di musica di altissimo livello che fa concerti in tutto il mondo. Noi queste cose le facciamo anche in maniera periodica. Ora, non capisco perché la Calabria debba sempre dire ma i giornali nazionali si occupano di cronaca. E io di cronaca non mi ricordo più da quando scrivo un pezzo di cronaca. Ho scritto di politica, scriviamo di cose positive. Quindi questo è un vantaggio per questa regione, solo che nessuno si preoccupa. Una RAI regionale dovrebbe avere uno spazio quotidiano su quello che c'è di positivo in questa regione. Poi certo bisogna raccontare la quotidianità, è ovvio, noi facciamo i giornalisti, non è che possiamo mettere di scrivere o di raccontare l'omicidio o la banda di falsari o i farabutti. Certo, però uno spazio, una finestra sulle cose positive di questa regione lo fa il Corriere della Sera, non vedo perché non lo possa fare la RAI regionale. O i siti. Io sono sempre davanti ai computer e non vedo un sito che parli di qualcosa di positivo di questa regione. Sempre a lamentarsi di cronaca, di inchieste, dalla mattina alla sera non si può che leggere di inchieste fatte 4, 5, 10 anni fa che vengono ribadite giorno dopo giorno. Ma santo Dio, ma è possibile che non c'è una cosa su cui lavorare degnamente per portarla alla ribalta nazionale? Io su questo vorrei che tutti noi che facciamo questo mestiere da tanti anni ormai facessimo una riflessione. Arcangelo, vai. No, io siamo felicissimi di parlare di Calabria, di cose belle, di pesca del pesce spada, di cascate, di gente che, come dire, cura ancora il baco da seta, di artigiani straordinari, di musicisti, di artisti, è piena la nostra regione. Io sono convinto che ciascuno di noi tenti di farlo, devo dire, non per difendere nessuno, ma insomma la RAI si sforza, quando può lo fa, insomma non è vero che non lo fa, lo fanno tutti, quando possiamo lo facciamo. Il problema è che, sai, purtroppo a volte, come dire, la realtà supera, no, tutte le buone intenzioni, sei costretto a virare su altre cose. Io credo che i calabresi, questo lo diceva Leonida Repeli, che sapete è stato uno scrittore potentissimo dal punto di vista letterario, era capace di descrivere delle cose e ti rimanevano dentro perché aveva una scrittura fortissima, e io penso che tutti i calabresi siano legatissimi a questa terra, la vogliono difendere, la vogliono vedere bella, raccontare bella. Diceva lui, noi siamo tanto legati alla nostra terra perché lei ha tanto sofferto e noi abbiamo tanto sofferto con lei, ed è vero. Allora credo che in questo, Carlo, si possa essere più ottimisti per il futuro, credo che lo sforzo sia uno sforzo collettivo. Siamo usciti, è vero, io ho apprezzato molto quello che fa il Corriere della Sera, insomma, io credo che ci sia la possibilità anche di raccontare altro. Il problema è ancora più profondo, però, dicevo prima, facevo un altro discorso, e per nulla in polemica con Attilio, assolutamente, non era una polemica con Attilio in maniera assoluta, la pensiamo allo stesso modo, quindi è capitato. No, assolutamente. No. È che lo sforzo che dobbiamo fare è di riempire noi stessi di questa bellezza. Ecco, molti di noi non sanno quello che la nostra terra è stata ed è. Ecco perché dicevo, impariamo anche a studiare tutte le grandi cose che sono avvenute, i grandi personaggi che l'hanno... È il dramma dei giornalisti moderni, Arcangelo. Sì, è vero. È il dramma dei giornalisti di oggi, questo. Sì. È anche vero questo. Cioè, non abbiamo conoscenza e coscienza. Molti non sanno... anche addirittura non conoscono le opere dei nostri grandi scrittori, che sono grandi quelli del passato, sono grandissimi anche quelli moderni. Pensate a Carmine Abate, Gioacchino Criaco, Mimmo Gangemi, cioè ci sono figure, donne e uomini, ci sono figure
straordinarie che non conosciamo. Allora, riavendo maggiore profondità, conoscendo meglio la ricchezza culturale, oltre che anche, devo dire, naturalistica della nostra terra, riusciremo anche a raccontarla meglio, no? Ecco, questo ci manca. Chi sa di Gioacchino da Fiore, no? Molti magari ripetono a memoria le cose che diceva Dante, hanno imparato quella frasetta di Dante del Sì. paradiso e poi non sanno neanche chi sia Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore è un gigante dell'umanità ed era calabrese, no? Per cui dicevo prima di Campanella, dicevo di Telesio, ma ne cito alcuni, ne potrei citare tra i musicisti, cito Cilea, Francesco Cilea. Ci sono vie intestate in tutto il mondo, Francesco Cilea. C'è un compositore straordinario, calabresissimo. Ho citato i pittori prima, Mattia Preti fra tutti, ma ce ne sono tanti altri, importanti poeti. Ne cito uno, Franco Costabile, un grande poeta di Lamezia Terme, ha scritto delle cose meravigliose. Lorenzo Calogero, di Merico Campo. Molti non sanno neanche di cosa stiamo parlando. E allora, se noi riusciamo a riacquistare la consapevolezza di questo mondo meraviglioso, penso che saremo anche in grado di raccontare una Calabria diversa. Ma devi conoscerla per poterla raccontare meglio. No, non c'è nessuna polemica, assolutamente. Ne parliamo spesso e siamo Questo. perfettamente d'accordo, assolutamente. Presidente, e come si trasferisce questo poi nel racconto, tutta quella meraviglia di cui parlava Arcangelo, questo nostro patrimonio culturale immenso, straordinario? Abbiamo fatto scuola negli anni, siamo stati punto di riferimento della cultura, dell'arte, cioè come lo trasferiamo, come lo portiamo a patrimonio degli altri, quelli che non sono calabresi e che vorrebbero appassionarsi a questa terra. Ma guarda, credo che sia semplicissimo, nel senso che se riusciamo tutti quanti noi calabresi a recuperare questo orgoglio di essere calabresi, cioè l'orgoglio di tutta questa storia culturale, artistica che abbiamo dietro, e sarà facile poi trasferirla agli altri, perché quando uno è orgoglioso di quello che è stato, e trasferisce agli altri questo orgoglio e riesce a trasferirlo in maniera semplice, lineare, semplicemente dicendo quello che è. Se noi riusciamo a capire prima noi stessi quanto è stata grande questa nostra regione in termini di storia, di cultura, di arte, riusciremo a trasferirlo adeguatamente anche agli altri. È un problema di orgoglio, effettivamente, che spesso manca. Noi calabresi tendiamo a lagnarci un po' troppo. Spesso io sento tanti cittadini di Catanzaro, di Cosenza, di Reggio, di Vibo, di Crotone, che hanno come quasi come sport personale quello di parlare male della propria città. E ognuna di queste città che ho citato, accanto a tante mancanze, a tante difficoltà, accanto a tante cose che non vanno, ognuna di queste città ha una sua bellezza che può dare tanto a chi la vede, a chi la visita. E invece proprio i cittadini di ognuna delle nostre città amano parlare male della propria città. Io credo che anche questo sia un vezzo che dobbiamo toglierci, perché questo fa parte di quel meccanismo che poi non ci fa recuperare quell'orgoglio complessivo. E poi, ha detto bene Arcangelo prima, c'è una qualche subalternità psicologica, diciamo così, che in qualche modo ci insegue e di cui ci dobbiamo liberare proprio per affrancarci da questo peso che abbiamo, che in qualche modo ci condiziona anche nello sviluppo del lavoro di ognuno di noi. Carlo, in sintesi, quindi dobbiamo inaugurare questa fase Costruens, insomma, dobbiamo Guardate costruire una ragazzi, nuova. scrivere un pezzo di cronaca è di una facilità estrema. Sì. Fare un pezzo di cultura o fare un dibattito sulla carta stampata in televisione, come diceva Arcangelo, sui grandi nomi che hanno fatto grande, scusate il bisticcio, la Calabria, è tutt'altra cosa. Perché ci vuole capacità, interesse, leggere, studiare, documentarsi. Ora, io non mi pare che i nuovi giornalisti, i giornalisti che si affacciano a questa professione o che hanno già qualche decennio di anzianità, abbiano mai fatto pezzi di questa portata, ma probabilmente perché non gliel'hanno mai chiesto, oppure non sono capaci, non lo so.
Certo, l'orgoglio è vero, caro Presidente, ma chi deve portare avanti le istanze di questa regione se non i giornalisti e la politica? Guardate, vi faccio un esempio tanto per ne farne uno. Quando c'è stato il centenario della morte di Alvaro, avevamo pensato, visto che è stato anche un giornalista del Corriere della Sera, di fare una mega manifestazione in Calabria, a San Luca, di portare il direttore del Corriere della Sera, di portare storici, gente di grande prestigio culturale. Benissimo, non si è fatto nulla. Non si è fatto nulla. Ora, se le occasioni ci stanno per cercare di portare avanti l'orgoglio calabrese, il problema è che bisogna organizzarle le cose, bisogna pensarle, bisogna avere l'idea di quello che fa. Ripeto, scrivere o fare un pezzo di cronaca lo sanno fare tutti. Il problema è che nelle pagine dei giornali, nei siti, nelle televisioni di Stato non c'è spazio per un documentario, per un pezzo di cultura, per un dibattito a mille voci su quello che è la Calabria. Chi li deve organizzare queste cose? Perché non cerchiamo di farlo noi giornalisti in prima persona? Poi vediamo come va a finire. Guardate, io ricevo tantissimi messaggi che arrivano alla nostra messaggistica, segno evidente che c'è la necessità di affrontare questo tema, questo argomento. Quando con Arcangelo abbiamo parlato, era proprio arrivare a questo, cioè pungolare, stimolare, fare in modo che si inaugurasse una stagione nuova. È vero, la crisi, sono d'accordo col Presidente, cioè la etimologia stessa della parola, no? Ti dà la possibilità. Il Papa, mi ricordo 3-4 giorni fa, ha detto c'è una cosa peggiore della crisi, è quella di non saperla utilizzare, di non prenderne quello che ti lascia del rinnovamento che ci deve essere. Allora, leggo messaggi di gente che dice noi abbiamo in questi anni sempre subito un certo racconto della Calabria, non siamo mai stati protagonisti, lo abbiamo sempre passivamente introitato questa immagine, tutto stereotipo, tutto ghettizzante. Vorremmo che si invertisse la tendenza, che fosse la Calabria a raccontarsi, così come prendendo spunto proprio da quello che diceva Arcangelo, da questa nostra meravigliosa storia di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi. Però ci sono altri messaggi che dicono tenete presente che noi viviamo in una regione governata dalla cultura del bisogno e molti calabresi, insomma, alcuni sono dovuti andare fuori per lavorare, altri non trovano, quindi non sono liberi, quindi non possono partecipare a questo nuovo racconto, se non con le difficoltà che ci sono, perché se uno non ha che mangiare, scusatemi, alla fine dice sì, voi potete raccontarmi quello che volete, ma io voglio una regione dove posso vivere, una regione che mi dia la possibilità di vivere. Presidente. Sì, sono assolutamente d'accordo, perché per essere orgogliosi prima bisogna essere liberi e la prima libertà di cui l'uomo ha bisogno appunto è la libertà dal bisogno, quindi che in Calabria ci sia tanta gente che ha bisogno e che quindi in qualche modo non è libera è la pura verità. E spesso sono persone che poi finiscono nelle grinfie della criminalità organizzata, perché appunto avendo bisogno si rivolgono magari alla criminalità organizzata, che spesso gli dà risposte, naturalmente utilizzandoli come utili idioti per poi arrivare ai propri obiettivi, che non sono certamente coincidenti con quelli di tanta gente che ha bisogno. Quindi non c'è dubbio che per raccontare una Calabria nuova bisogna che ci sia una Calabria nuova anche da questo punto di vista, ma questo più che compito dei giornalisti e di chi racconta la Calabria è compito della politica. Io per esempio dico che c'è una caduta
non dico di qualità, perché non voglio ovviamente offendere nessuno, ma c'è una caduta di voglia di intervenire, di voglia di essere protagonisti anche da parte della deputazione calabrese, dei tanti deputati e senatori che la Calabria esprime, che non hanno una linea comune, che non riescono a fare fronte comune, che non riescono a difendere in comune alcune necessità, alcune cose che in Calabria sono necessarie. C'è sempre una polemica politica, spesso becera, ormai molti deputati e senatori si limitano praticamente a fare dei buoni comunicati stampa sulle notizie del giorno, leggono le agenzie e fanno il comunicato stampa dicendo di essere d'accordo o contro, e questo sembra che sia effettivamente l'unico loro compito. Il loro compito è quello di portare a Roma pesantemente le esigenze della Calabria. Questo dovrebbe essere il loro obiettivo, e mi auguro che nel prosieguo di legislatura ci sia un'inversione di tendenza da questo punto di vista, al di là degli steccati di parte, perché quando c'è necessità di difendere la Calabria non c'è bisogno di dividersi, e soprattutto c'è bisogno di unità e di peso politico da far valutare adeguatamente a Roma. Qui ci sarebbe da aprire la pagina dedicata alle scuole di partito, alla necessità della formazione, insomma non esistono più i partiti, non c'è la possibilità di riunirsi, non c'è la possibilità di elaborare un progetto, ormai basta essere, come dire, no? Amico di un segretario di partito che ti ritrovi deputato, ti ritrovi senatore, è cambiato il mondo, è cambiato tutto. Sì, ma infatti il problema è proprio questo, che probabilmente non c'è più o è ormai un fatto residuale la politica. Io ricordo che nella tanto vituperata da tutti noi probabilmente prima Repubblica, però c'erano dei momenti in cui, mi ricordo, democristiani e comunisti che pure si contrapponevano, bene o male poi facevano fronte comune, parlo della deputazione calabrese, tante volte hanno fatto fronte comune per fare in modo che alcune cose venissero approvate per la Calabria. Io credo che questo fatto dovrebbe essere recuperato anche oggi, anche se mi rendo conto che è più difficile perché non c'è quella scuola della politica che c'era una volta. Bene, allora, siccome il tempo a nostra disposizione è terminato, io direi, ne abbiamo parlato con Arcangelo, lo istituzionalizziamo questo appuntamento del venerdì, magari invitando di volta in volta, ospitando un imprenditore, un esponente politico che si confronti con noi per cercare di capire anche che cosa si aspetta dal nostro mestiere e quello che noi invece ci aspettiamo da chi fa politica, da chi fa impresa. Può essere un'occasione per... Carlo, sorridi, perché sorridi? Può essere un'occasione... No, sorrido perché io sono dell'idea che bisogna non fare più parole. Fare? Scusami, non ho sentito. Di non fare più parole. No, fare più parole, però sentiamo quello che dicono, quello che hanno da suggerirci, cerchiamo di capire. Io lo sento da 36 anni. Cerchiamo di capire come si stanno organizzando. Anche noi dobbiamo dare il contributo in questa fase, come dire, della rinascita, no? Dobbiamo... Ma che parte da noi, Attilio, se non parte da noi, non parte da nessuno. Se non parte da noi, è chiaro che deve partire da noi, sono d'accordo con te. Grazie a Carlo Macchi, grazie al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Soluri. Ci ritroveremo venerdì perché continueremo questo. Vi ho impegnate già per venerdì prossimo. Con Arcangelo invece noi ci vediamo lunedì, Arcangelo, no? Lunedì, perché martedì con il nostro spazio. Martedì parleremo di scuola, anche lì una bella, insomma, una bella puntata. La pubblicità, poi l'ultima parte della nostra trasmissione con una testimonianza molto bella, tra poco. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in studio. Ritrovo una persona con il quale ho avuto il piacere
di discutere un po' di tempo fa, appena uscito dal tunnel, lo rivedo dopo un po' di tempo e lo trovo, come dire, pimpante, il sindaco di Rogliano Giovanni Altomare. Giovanni, come stai? Buonasera, innanzitutto sto bene, non sono pimpante, diciamo, perché diciamo, dopo il mio, diciamo, le mie dimissioni ho continuato ad avere un po' di problemi perché ho l'herpes zoster, diciamo, è quella malattia che prende agli ammalati che, diciamo, hanno le difese immunitarie, diciamo, basse, per cui sto ancora combattendo adesso con il post zoster, che è, diciamo, una nevrite che, diciamo, dà molto fastidio e che mi devo portare ancora per un po' di tempo. Così, Giovanni, ma è così pesante questo virus? Ci vuole poi del tempo per metabolizzarlo, per riprendersi? Tu parli del Covid-19? Del Covid, è così pesante, è così... Per quanto riguarda la mia esperienza, dico che è pesantissimo per quello che ho vissuto e per quello che sto vivendo ancora oggi. Diciamo, io ancora di notte mi sveglio pensando di essere in ospedale, perché ancora non ho, diciamo, metabolizzato bene quello che mi è successo, ma soprattutto quello che mi poteva succedere. Quindi io ancora oggi, diciamo, non sono psicologicamente, diciamo, tranquillo, forse è una parola grossa, però mi sento così, perché ancora ho dei Giovanni, quanto tempo è passato, da quando sei uscito dall'ospedale? Io sono uscito il 23 di aprile, dopodiché, nonostante tutto, io ho fatto, diciamo così, la mia quarantena a casa, separato appunto dagli altri componenti della famiglia. Sono stato in una stanza per altri, diciamo, 20 giorni. Non era, diciamo, obbligatorio, però l'ho fatto perché sono davvero preoccupato e continuo a essere preoccupato per quello che potrebbe succedere. Quindi io sono stato ancora, dopo i 35 giorni che sono stato in ospedale, sono stato altri 20 giorni da solo, diciamo, a casa, per cercare anche di recuperare fisicamente, diciamo, con un po' di terapia caserecce, con ziglette e quant'altro, per recuperare anche i muscoli delle gambe. Quindi, diciamo, è una cosa abbastanza, diciamo, forte. Tanto è che è forte che io proprio ieri il reparto di malattie infettive mi ha chiamato per continuare a farmi altri esami. Proprio lì ho appreso che su di noi, su alcuni di noi, continueranno a fare dei monitoraggi per 4-5 mesi, tant'è che ieri ho ripercorso purtroppo quei posti dove, diciamo, mi hanno davvero toccato. Ho fatto un altro tampone che è negativo, mi hanno fatto la TAC, sto aspettando appunto la risposta per capire se, diciamo, ci sono stati dei miglioramenti. Ho fatto degli esami, diciamo, del sangue, fra cui mi hanno detto che c'è pure il test seriologico, quindi ci continueranno a monitorare per cercare di capire anche loro, diciamo, com'è questa malattia, al di là di come io apprezzo sempre, di come l'avete raccontata voi, di come la state raccontando, con la passione, soprattutto io intravedo in voi, in te, tipo del tuo e in Arcangelo, diciamo, una preoccupazione, secondo me, se mi sbaglio mi puoi smentire, di come l'avete raccontato in questi 2 mesi e mezzo. E ve lo dice uno che vi ha visto, diciamo, da un posto, tra virgolette, privilegiato. Quel posto era un posto letto, dove ero molto preoccupato, dove in quei giorni vi vedevo davvero con grande attenzione per capire tutto quello che succedeva nella Calabria che voi raccontavate, ma soprattutto con gli esperti che voi invitavate per cercare di capire se c'era davvero una via d'uscita. E ti dico che guardarla da un posto letto e guardarla da un divano c'è una grande differenza, anche se a me fa lo stesso effetto, diciamo, in questo periodo. Per cui voi la state raccontando, la raccontate davvero con grande, io dico con grande consapevolezza, perché si vede in voi che c'è davvero una forte preoccupazione di quello che è successo, di quello che potrà succedere. Speriamo che si vada sempre per il meglio, perché davvero è una cosa del tutto, diciamo, è stato un incubo inenarrabile. Non voglio, diciamo, forse perché io sono troppo preso, ho una sensibilità, diciamo,
però diciamo, io sono stato davvero inenarrabile, sono stato davvero a pensare che non ce l'avrei fatta per come diciamo in quei giorni si stava evolvendo la cosa, che mentre ero lì in reparto mi dicevano stanotte è morto uno della camera 5, ieri pomeriggio, quindi è tutta una cosa che ancora ripeto, diciamo, e risento di notte, mi sveglio con queste cose. Diciamo. Terribile. È stata durissima, e chi oggi ne sminuisce la portata o, come dire, racconta di una come dire, quasi come quasi fosse un'influenza, non è così. Assolutamente no. No, io mi voglio sforzare insieme a voi mandare questo messaggio. Io quando vedo persone ancora nella mia città, nel mio paese, senza mascherine, mi si fa la pelle d'oca e cerco sempre di fargli capire che se oggi siamo in queste condizioni è perché diciamo, le mascherine, la pulizia, i guanti hanno fatto davvero sono stati davvero dei deterrenti, anche per questo che mi dicevano i medici in ospedale: mi raccomando la mascherina quando uscite da qui, perché la mascherina in questo momento ha un valore davvero strategico per combattere il virus. Io quindi quando vedo davvero persone che con superficialità portano la mascherina al collo o sulla fronte come portassero un paio di occhiali, davvero non so che vorrei fare per fare capire che siamo stati di fronte, non lo so come se parlare al presente o al passato, di fronte ad un avvenimento davvero particolare dove ci vuole davvero grande attenzione. Senti, Giovanni, posso chiederti se hai rivissuto in questi giorni il film dei momenti che hanno preceduto la certificazione? L'hai rivisto quante volte? Cioè? L'ho visto tante volte, l'ho visto davvero con un'aggiunta di particolari che prima non ricordavo, diciamo. Io quando ho deciso, dopo che diciamo, ho avuto il tampone positivo, e quindi la febbre non veniva, diciamo, andavo, ho chiamato subito il 118 e siamo, diciamo, erano le 4. L'immagine che mi viene, diciamo, che ci penso sempre, è quella appunto di... stavo uscendo, mi sono girato dalla porta per andare a... Capisco, non, Giovanni, è un racconto, sei emotivamente scosso, capisco perfettamente, sei emotivamente scosso, perché del resto chiunque ha vissuto una situazione del genere, è chiaro che a meno che non sei un pezzo di ghiaccio, certe cose ti rimangono dentro. Siamo uomini, per cui l'emozione, e viva Dio che c'è l'emozione, perché significa avere davvero capito appieno il pericolo corso, e adesso quando lo si va a raccontare nei momenti in cui stavi dentro questo tunnel era difficile. Oggi forse ne percepisci in maniera più lucida il pericolo scampato, e allora l'emozione è un fatto naturale. Mi sono girato dalla porta e sono andato ad aprire la stanza di mio figlio perché erano le 4 di mattina, per guardarlo, e pensavo se era per salutarlo o per dargli un arrivederci oppure non so cosa. Quindi sono momenti pesantissimi, Giovanni, sono momenti pesanti, ma sono passati, Giovanni. È qualcosa che non c'è più, è qualcosa che appartiene al tuo vissuto. È giusto, come dire, che tu avverta emotivamente il peso di quei momenti, ma sono lontani però, Giovanni, sono lontani. E questo ti voglio dire. Mi rendo conto perfettamente. E poi, diciamo, sono andato nell'ambulanza e poi, diciamo, nell'ambulanza altri mille pensieri, per cui mille pensieri, ovviamente tutti pensieri negativi. Dopodiché sono arrivato al triage. Questo è un passaggio che non avevo fatto, dove lì ho trovato davvero persone che non ho riconosciuto, ovviamente, perché erano diciamo con la protezione. Bardati. Esatto, bardati, non li ho riconosciuti, che però lì mi hanno
comunque tranquillizzato. Poi io dovevo reagire, nel senso che hanno iniziato a mettermi, diciamo, l'ago che poi mi ha accompagnato per tutti i 35 giorni, l'ago Cannula si chiama, dove da lì mi iniettavano tutto, per cui dovevo fare i conti con quello che mi sta succedendo, quindi bisognava reagire. Da lì mi hanno portato in reparto, il reparto lì poi è cominciata, diciamo, quella che è stata un percorso davvero, soprattutto quando vedevo la terapia, vedevo quelle pasticche che non avevo mai visto, davvero enormi, una cosa davvero, davvero fuori dal normale per quando mi è riguardato. E poi mi sono accorto proprio in questi giorni, rivivendo quel percorso che dicevi tu, che quando entravano, diciamo, le infermiere, che erano, poi ho capito essere infermiere, diciamo, assoldate in quel momento, diciamo, con poca esperienza, diciamo, che però hanno fatto egregiamente il loro lavoro, entravano nella nostra stanza, e mi ricordo entravano con una sorta di arroganza, per dire come state, in maniera, cioè, con una certa sicurezza che per secondo scuotere, me no? Per scuotere, esatto. E anche una loro sicurezza che però manifestava, questo l'ho pensato in questi giorni, manifestava una loro insicurezza, perché essendo, diciamo, nuove a questo tipo di lavoro, soprattutto per quanto riguarda il contagio, poi parlando erano anche preoccupate loro di essere contagiate, perché avevano famiglie, avevano figli, e quindi stavano in case diverse, quindi tutta una storia nuova per me, ma soprattutto anche per loro, perché hanno dovuto, diciamo, fare una cosa che per loro era nuova. Quindi un percorso davvero, diciamo, che mi porterò dentro per tutta la vita. Diciamo, sicuramente, perché... sicuramente. Senti, ma il momento in cui ti sei reso conto di esserti contagiato, te lo ricordi? No? Hai provato? Questo non... Non riesco ancora a focalizzarlo, perché ho incontrato tanta gente in quel momento. Io, tant'è che quello che, diciamo, con i miei collaboratori avevo fatto già dal 10 marzo, dal 9 marzo, una sorta di registro, quello che ha fatto oggi la Regione Calabria, un registro degli spostamenti per tutti i cittadini di Rogliano. Avevo fatto un avviso, tant'è che mi chiamò il presidente dell'Ordine dei Medici, Corcione: ma che vuol dire questo avviso? Vuol dire che io voglio capire quali sono le persone che rientrano nel mio territorio, dove quelli che partono, per capire, diciamo, per avere un flusso, diciamo, dei miei cittadini, per capire, che poi la Regione Calabria lo fece. Quindi ho fatto una serie di riunioni, l'ultima riunione con questa, appunto, una riunione allargata, diciamo, con l'arma dei carabinieri del Savuto, allargata ai vigili urbani, e come sindaco soltanto io e il comandante della compagnia. Forse lì probabilmente ho avuto, diciamo, perché poi una serie di carabinieri che erano lì hanno avuto anche questo problema, anche se in minima parte, diciamo, forse uno è stato, o due sono stati ricoverati insieme a me, gli altri sono stati tutti quanti asintomatici. Quindi ancora non riesco a capire, ma la mia cosa che mi chiedo sempre, non dico perché a me, ma perché a me è la carica virale che così forte, più alta, così forte, perché io sono stato dimesso rispetto ai miei colleghi, rispetto al vice sindaco, rispetto al consigliere comunale, rispetto al sindaco di Carpanzano, che, diciamo, è il responsabile dell'ufficio tributi del mio comune. Io sono stato dimesso molti giorni dopo rispetto a loro, perché ogni tampone che facevo era positivo, e mi dicevano: ma come mai? Perché purtroppo è toccato a me, io sono il sindaco, quindi il sindaco deve uscire ultimo, diciamo, da questa situazione. Anche qui era un momento di preoccupazione che poi, grazie a Dio, diciamo, ho superato. Quindi è stato davvero un percorso tortuoso fino alla fine. Dicevo, questo mi ha cambiato davvero, davvero tanto, in maniera, diciamo, io penso anche positiva, perché queste cose ti fanno davvero riflettere su quelle che sono, voglio dire, il senso di una il senso della vita, il senso di una anche appartenenza ad una comunità, diciamo. Senti Giovanni, siamo in chiusura, il messaggio che ti senti di lanciare qual è? Io il messaggio che mi sento di lanciare è un messaggio, diciamo, anche di solidarietà. Tu sai meglio di me che, diciamo, un sindaco è, per quanto è amato, allo stesso modo, diciamo, è odiato dai cittadini. Io ho riscontrato in questo breve periodo, che ancora dopo il mio, diciamo, dopo le mie missioni, ma anche prima, che molti, molti amici che, diciamo, anche prima del mio ricovero, avevo avuto anche, non so, delle
dei malintesi, per cui non c'erano più rapporti, mi hanno chiamato facendomi davvero, davvero felice. Gli altri, i più resistibili, diciamo, hanno mantenuto quella cosa che proviene probabilmente da una appartenenza, da quelle che ho chiamato l'altra volta, dalle debolezze umane, sono resistiti. Io qui, diciamo, rimango sereno, però il messaggio che voglio lanciare è quello appunto di cercare di guardare le cose, come hai detto voi nella trasmissione precedente, io vi seguo sempre, come di guardare le cose belle e cercare di valorizzare, soprattutto dentro di noi, che sono appunto l'altruismo, la solidarietà, la corresponsabilità, anche di dirsi quelli che sono i problemi di una comunità, ma soprattutto sono quelli appunto di essere uniti in momenti come questi, al di là di quelle che possono essere, diciamo, anche, diciamo, per quanto mi riguarda, appartenenze o quant'altro, perché siamo stati di fronte e siamo di fronte a una cosa che è più grande di noi, probabilmente una cosa di cui ancora non conosciamo a fondo quali possono essere ancora le cose che verranno. Per cui mi sento di lanciare questo messaggio di solidarietà e di corresponsabilità di una comunità, quale essere, può essere una città, può essere una regione, per cercare di riscoprire e parlare delle cose positive. Io quindi da questa esperienza mia negativa ne ho tratto un fatto positivo, nel senso che guardo la vita in maniera diversa, apprezzando cose che probabilmente prima le davo per scontate non sono e non devono essere. Quindi questo è il mio messaggio che mi sento di lanciare. E poi volevo, lo dico alla fine, lo dico perché mi sento davvero di, ne ho parlato ieri con Ti Marco dopo la vostra chiacchierata, diciamo, vorrei organizzare, se Dio me lo permette, ad agosto, se ce lo permetteranno anche, diciamo, se ce lo permetteranno i decreti e le leggi, di fare una iniziativa pubblica, diciamo, di dare dei riconoscimenti, diciamo, a chi ha vissuto questa esperienza, e poi, pensando con Antonio, anche dei riconoscimenti a chi ha raccontato questa esperienza per 2 mesi e mezzo, come state facendo voi. Vorrei invitarvi nella mia città a rendervi merito di quello che avete fatto. E ve lo dico io, che appunto vi ho visto da quel posto privilegiato, che è appunto il letto di un ospedale, che ha apprezzato davvero molto quella in quella fase, soprattutto adesso, diciamo, in maniera diversa dal divano. Perché vorrei invitarti, a te sia Arcangelo, in un'iniziativa di questo genere. Ci saremo sicuramente. Io sono convinto che adesso vivrai una nuova primavera, tornerai al tuo posto di combattimento e i cittadini potranno ammirare i tuoi passaggi amministrativi volti a migliorare la qualità della vita della città che amministri. Ti dico che sei una bella persona e te lo ripeto ancora una volta, sei davvero una gran bella persona. Grazie Giovanni, la grazie prossima volta voglio vederti ancora più su. Grazie, okay. Grazie e auguri. Grazie. Vi lascio con Filippo Veltri, noi ci vediamo domani, arrivederci. Dall'Europa arrivano, come è noto, altri fondi, oltre a quei 173 miliardi che erano già stati stanziati nei giorni scorsi. Aumentano le chance per il Sud, all'interno di una crisi che è assolutamente drammatica, una crisi occupazionale che è stata certificata in decine di migliaia di posti di lavoro persi in un mese. Il nuovo meccanismo europeo però offre ora nuove possibilità, perché grazie alle nuove dotazioni l'Italia beneficerà di altri miliardi. Il punto è capire come questi miliardi verranno utilizzati, il punto è capire come il governo centrale, gli enti locali riescono a mettere in piedi un meccanismo di utilizzo rapido e veloce per dare risposte immediate alle esigenze che stanno esplodendo è la parola esatta, in varie parti della società italiana, meridionale e calabrese. Il punto sono gli enti locali. Gli enti locali devono, attivarsi per bene, perché i soldi extra che sono stati dati anche per la coesione e la transizione sono una leva per lo sviluppo del Mezzogiorno. La Commissione europea sta insistendo in questi giorni, in queste settimane, ancora prima della riunione
della riunione dei capi di Stato che è prevista attorno al 20 di giugno, affinché ci si concentri su alcuni segmenti. Loro segnalano la green economy e il digitale, ma le sovvenzioni a fondo perduto possono essere garantite anche al lavoratore autonomo. Anche al lavoratore autonomo, a piccole e medie imprese che operano nel settore della sanità, della cultura e del turismo. Tutto però non è regalato, tutto è legato a progetti, tutto è legato alla validità dei progetti, alla loro attuazione. E dunque in entrambi i casi, validità dei progetti e attuazione è legata alla responsabilità che abbiamo noi qua, dei governi nazionali e locali. Bisognerà quindi fare le cose per bene, non aspettare che ci sia una cascata di soldi in maniera indiscriminata, quindi progetti che siano adeguati affinché tutte le tranche delle risorse, che sono ampie, possano arrivare a compimento e dare una risposta a questa esigenza della crisi occupazionale che, torno a ripetere, gli ultimi dati segnalano come assolutamente drammatica. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risvegli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altre volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, per ciò che ne ci ha messo punto, con una gomma ci passassa, ero cancellassa. Chissà terra nostra, balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavisella. Chissà terra nostra, fa l'amore cu mare, usi stenna la spiaggia e sa asciutta lo sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quanta gente ti sparra e poi ci vera vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. Il giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte. Eppure c'è gente buona che combatta per ti fa sta meglio, che su un chiova almeno trona e ti dice io ti dugno e non ti piglio. Chissà terra nostra, balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra, fa l'amore cu mare, usi stenna la spiaggia e sa asciutta lo sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quante gente ne sparra e cucci bene a vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. A ciope a tifo bagno, scinni sottari bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a ruionio le castella, un vala a mille cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine. Ci va più e spina. Da
stavi serio, chissà terra nostra fa l'amore in comare, o si stenna la spiaggia e si asciutta il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente in sparra e poi ci viene in vacanza, e quando guardo cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risbigli dici è me.